Campionato di Serie D femminile. Martedì scorso un anticipo a Villormont dell'ottava giornata tra la nuova Lega Pallavolo Sanremo e Salis Ventimiglia Bordighera. Le nostre immagini ci documentano la vittoria per 3-0 della nuova Lega Pallavolo in maglia blu sul Ventimiglia. Ma facciamo un passo indietro e con i risultati della settima giornata. Vittoria al tie-break per Nuova Lega Pallavolo sul Maremola e Salis Ventimiglia sul Volley Team finale. Sconfitta per la Maurina 3-1 a Cogoleto. In classifica, con il risultato dell'anticipo, la Nuova Lega Pallavolo sale al secondo posto con 15 punti. Ventimiglia resta quarta con 10 e la Maurina è ottava con 5 punti. In B2 femminile, nell'ottava giornata, la Maurina Volley ha perso per 3-0 con l'Alba Cuneo e resta all'ultimo posto con 3 punti. Per la C femminile siamo al settimo turno. Carini Sanremo sconfitto al tie-break a Rapallo e in classifica al decimo posto con 5 punti ma con una partita da recuperare. Per la C maschile, quinto turno, le Grafiche Amadeo superano per 3-0 il CUS Genova. Cariparmi Imperia sconfitto per 3-0 dal Carige Genova. Classifica terzo posto per le Grafiche con 9 punti, ottavo per Cariparma con 5. Passiamo ai campionati di categoria e cambiamo immagini. Palestra Cittera, domenica mattina, derby di Under 18 maschile con la vittoria del Golfo di Diana in maglia blu e pantaloncini rossi per 3-0 su Termoviter Sanremo. Nel quarto turno, vittoria anche del Cariparmi Imperia al tie-break sul Volley Team finale. In classifica, Volley Team finale 10, Cariparma 8. Ha preso il via l'Under 16 maschile. Nella prima giornata, Golfo di Diana supera per 3-0 Pio X Loano e Cariparma perde per 3-0 col Volley Team finale. Nell'anticipo della seconda giornata, il Golfo di Diana si aggiudica il derby per 3-0 con il Cariparma. Under 18 femminile, vittorie per Nuova Lega Pallavolo Rosa 3-0 su Anfossi Taggia, Centro Volley Bordighera 3-0 su Golfo di Diana, Maurina Volley 3-0 su Nuova Lega Pallavolo Verde e Taliwell Sanremo 3-2 su Olio Colto Taggia. Classifica al termine del girone d'andata, Maurina a punteggio pieno con 21 punti, seguita da Nuova Lega Pallavolo Rosa con 14, ma con una partita da recuperare. Under 14 femminile, prima giornata. Nel derby tra le squadre della Nuova Lega Pallavolo, Carrozzeria Funivia supera per 3-0 Pizzeria da Romano. Vince anche la Maurina per 3-0 sul San Camillo. Posticipata Salis Ventimiglia, Golfo di Diana. Sempre sulle immagini di Golfo di Diana e Termoviter Sanremo, ecco i principali appuntamenti del weekend. Domani per la D femminile alle 18 a Ruffini, Maurina Maremola. Under 14 femminile alle 18, Palacanepa, Golfo di Diana Maurina. E Under 18 femminile 16:30 Ormont, Nuova Lega Pallavolo Rosa, Golfo di Diana. Segue alle 21 la C femminile, chiaramente ad Ormont, Carini Sanremo, Casarza Ligure. Per la C maschile alle 21 al Palaitis, Cariparma, Sabazia Savona. E per la B2 femminile alle 21, Palazzetto d'Imperia, Maurina Volley, Trecate, Novara. Domenica per l'Under 18 maschile al Palaitis alle 11, Cariparma, Termoviter, Sanremo. Per l'Under 18 femminile, prima giornata di ritorno e tutte le partite avranno inizio alle ore 11, Ruffini, Derby, Anfossi Taggia, Olio Colto Taggia, Cittera, Taliwell, Bordighera, Palacanepa, Golfo di Diana, Maurina, e Ormont derby tra Nuova Lega Pallavolo Rosa e Nuova Lega Pallavolo Verde. Con il volley è tutto, vi auguro buona serata e buon weekend.